Salve, mi chiamo Scar e ho un problema. Gioco a Rocket League, ma non ne sono capace. Sono tornato, sono Scar e sono più forte che mai! Certo che ne dico di cagate, cacchio. Bom, seconda e ultima parte della nostra gloriosa scalata al grado di grande campione. Magari qualcuno ci crede. E mancano tre incontri. Ok, ho assunto la posizione da giocatore serio, il che vuol dire bello svaccato sulla sedia con le gambe sulla scrivania. Mentre siamo contro il pellicano Ezio. Eizo, vabbè. Ho fatto un piccolo anagramma. Questo va in giro con la palla sul tetto. Mossa già vista. E già affrontata. E io manco a porta vuota. Forse avrei dovuto fare un po' di riscaldamento prima. Ma invece no! Andiamo così a caso che si fa sempre bene. Boost di qua. Boost di là. Ludovè, là. Che bel passaggino che gli ho fatto. Gli ha dato pure la parata. Mossa caparbia, ma insufficiente. Cavolo, l'avessi toccata sarebbe entrata. L'ho sfiorata. Cacchio, non riesco mai a capire se la tocco o meno. Vabbè, non mi ha dato la parata, per cui probabilmente non l'avrò neanche toccata. Beccato lui anziché la palla. Può funzionare alle volte, si sa mai. Pensavo mi stesse venendo incontro, e invece no. Se mi fosse venuto incontro, avrei risolto facilmente la questione scartandolo bellamente. Ma io sono qua a saltarmela, ma non c'ho boost. Se mi supera sono nella cacca. Ah, l'incrocio malefico! Raccattiamo un po' di boost, questo fa una mossa non ben capita. Oh. Mi sa che la telecamera è un po' troppo bassa. Ok, non ho capito se è un genio o un idiota. E voilà! Bel passaggino che mi ha fatto Pelican. Adesso tanto rovino tutto con un calcio d'inizio fatto di merda. No, no, perfetto. Cioè, perfetto no. Diciamo che è meno schifo di quanto pensassi. Cos'è, una finta? Sì, era una finta, ma non so cosa volesse fare. Dai, Ezio, tira, Ezio. Grazie, bel tiro. Quasi mando in porta sia lui che la palla. Ma non hai ancora capito che quella mossa è inutile. Quella l'ha dribblato senza volerlo. Avrei potuto scrivergli per poco, ma dai, è poco carino. Qua avrei potuto fare il goloso, ma mancano 2 minuti, sono in vantaggio di 2 gol. Io me la prendo con calma, tanto è lui che deve segnarne due. Un po' mi spiace per Pelicanezio qua. Cioè, si impegna, ma si vede che non è abbastanza. Quando uno è forte, signori, non è che può stare lì a perdere troppo tempo, eh. Ecco la cagata del minuto e passa, no, ok. Vabbè, partita chiusa direi, ho calato il 3-7. 3-7. Con due S o con una? Vabbè, ho calato il tris. Andiamo per il poker? Andiamo per il poker. Non ho boost. Se mi scavalca. Vabbè, era inutile. Io adesso faccio il figo, dico tanto, ma magari questo qua mi frega in 1 minuto e 20. Ne avrebbe tutto il tempo.
Oh, e il dio dei calci d'inizio mi viene in aiuto. Che stronzo che sono stato, l'ho spinto via. D'altronde lui lì era in posizione di vantaggio. Bisogna fargli perdere un po' di quel vantaggio. Ho preso di nuovo lui anziché la palla. Vediamo. Eh sì, ho proprio preso lui. Allora, la cosa brutta dell'uno contro uno è che io sono praticamente obbligato a parlare continuamente, perché sennò viene fuori un gameplay da schifo. Solo che, se ve ne sarete accorti, io mi impappino volentieri mentre parlo e becco il terzo gol. Il che non è che mi metta proprio in una condizione psicologica favorevole, cioè sia l'impappinarsi che il perdere a 40 secondi dalla fine. L'ideale sarebbe adesso fai un quinto gol. Lui continua con sta mossetta del portarsi la palla sul paraurti o sul tetto, ma è un po' inutile. Tanto se io becco la palla... Ecco, io appena finisco di dire una cosa, subito che mi sfregano. Mi sfregano. No, che stupido! Schiacciato il tasto di derapata! Che giornata lunga, signori, che giornata lunga, e questa è solo la prima partita. Vabbè, supplementari. E va che mi frega anche. Ma dai, ma non ci credo. Abbandonato? Perché? Ma io lo chiedo. Niente, se l'è proprio andato. Bello. Siccome non ho dignità. Ah, cavolo, questo qua è dello Psynet. Cioè, significa che sarà la PlayStation. Se no, gli avrei chiesto di forfettare per aiutarmi a vincere. Oddio santo, questo è uno che parte, inizia a saltellare, girarsi, volare, tutto prima del calcio d'inizio. Dio santo quanto li odio. Mamma. Beh, calcolate di brutto direi, eh. Sì, sì. Facciamogli credere di averlo fatto apposta. Allora, quando ti fanno un calcio d'inizio così, è abbastanza semplice prevedere dove andrà la palla. Bel gol che ho fatto, ammetto di essere stato bravo. Tanto se lui va verso destra, io vado verso sinistro e gliela prendo. Sinistro, sinistra. Comunque, 30 secondi, partiamo con un vantaggio di 2-0. Io spero che sia abbastanza sufficiente per... 3-0. Per giocarcela in tranquillità. Magari si demoralizza, abbandona e fatti, come conosco bene la psicologia umana. Ancora una. Beh, questi sono tutti platino 1. Mi sa che alla fin fine mi piazzerà in un platino 2. Sarebbe brutto. Stadio dei campioni. Cornice ideale per l'ultima partita della serie. E non ho mica visto che questo non era partito, sennò avrei tirato direttamente in porta con un pallonetto. Richard Feynman. Ma è uno famoso? Non l'ho mai sentito nominare. Magari è il suo nome e cognome veri, eh. Adesso magari qualcuno mi dice, ma dai, non conosci il famosissimo Richard Feynman? No, non lo conosco.
Vediamo se l'abbiamo deviata abbastanza. E sì, it's all about the angles, baby. Sta tutto negli angoli. E non c'è niente da fare, quando la palla arriva qua, io non so che cazzo fare. Mi ha fregato, ancora. Io pensavo venisse dietro sulla palla, invece no. Ah, tiro stupidamente corto, lento e schifoso. E mi sono fatto scartare come un bambino. Proviamo così. Io volevo prendere il bus, non ce l'ho fatta. Troppo lento! Terza fregatura! Vabbè, abbiamo tempo. Credo di averlo detto almeno 600 volte che abbiamo tempo. Però, è vero, a fin fine. 3 minuti e 30. Troppo alto. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa dal muro. A parte passargliela. E passargliela anche quasi bene. Ma se non altro un po' di sportellate aiutano sempre. Dove è andata la palla? È andata qua. Bello. Volevo fare la mossa figa del girarmi e colpire, ma no. Se non altro lui non ne ha approfittato. Mamma mia quanto mi sta addosso sto tipo. Ma dai, pensavo rimbalzasse sul muro. Mi stavo preparando per il contropiede. E mi sa che questa la perdiamo, eh. A meno che non abbandoni. C'è sempre quella speranza. È scelta tattica discutibile la mia. Prossima volta magari Andrea vai sulla palla anziché sul turbo. Mi sta letteralmente distruggendo. Vabbè, ma io lo faccio per il piacere di giocare. Dio santo, se non riesco a vincere faccio una figura di merda che metà basta. Adesso glielo chiedo, poi abbandonare così evito di fare figure di merda su YouTube. Fischiettiamo. Allora, vediamo come glielo chiedo. Vediamo allora. Could you please forfait? I'm recording this and I'd like to make a good impression to viewers. Traduzione letterale. Potresti per cortesia dare forfait? Sto registrando e vorrei dare una bella impressione ai miei, come si dice, visualizzatori?
Niente, non mi risponde, direi che lo prendo per un no. Poteva almeno dirmi no! No! Così. Niente, eh? Dopo lo insulterò pesantemente. Anzi, a fine partita lo insulto pesantissimo. Tramite chat, ovviamente. Comincio subito. Ti è. Mamma mia. Ah, vabbè, ma anche lui c'ha delle motivazioni per vincere. Vabbè, d'altronde, se vuole rankare su anche lui, c'ha anche un po' ragione. Però sei un po' lo stronzo, eh. Sì, ormai la sto giocando così alla cazzo, io lo ammetto. Tanto ormai è finita. Vediamo che livello era lui. Adesso vedo che era un argento. Sì, sì, GG. E cosa saremo? Saremo platino 1, immagino. Oro 3. No, dai. Platino 1. Don't worry, man. Vabbè, platino 1. Vabbè, ma lui era platino 3. O platino 2, non ci vedo niente. No, platino 2. Vabbè, poteva andare peggio. E così si conclude la mia piccola serie sulle partite di qualificazione nella modalità 1 contro 1. Spero che vi siate divertiti. Io sta modalità la odio, per cui non la farò mai più. Ah, hanno messo l'esplosione per la Batmobile! Fighissimo!